Signore sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi della tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Misteri della gioia. Primo mistero. Maria riceve l'annunzio dall'angelo. L'angelo, entrando da lei, disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Gesù acconsente con umiltà, Maria acconsente con umiltà e pronta obbedienza alle parole dell'angelo. Anche noi ogni giorno abbiamo le nostre piccole annunciazioni, durante la preghiera, il lavoro, in certi momenti di grazia. Il Signore ci chiede un sì più generoso alla sua volontà. Noi lo vogliamo dire questo sì, anche in questo momento difficile che stiamo attraversando. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, le tentazioni, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore, manda santi sacerdoti e perventi religiosi alla tua Chiesa. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, salute degli infermi, prega per noi. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, o Signore, santi sacerdoti e fedeli religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Lo offriamo in questo momento in modo particolare
le sofferenze che tutti noi stiamo attraversando per questo momento difficile, che queste sofferenze ci rendano più buoni e più aperti alla solidarietà e all'amore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. In cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe e preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Ave Maria.
Quinto mistero, Gesù smarrito e rinnovato nel Tempio. Maria disse a Gesù: Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo. Ed egli rispose: Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Maria e Giuseppe non possono stare senza Gesù. Nulla può riempire il vuoto lasciato da lui. Oggi Gesù è assente in molte famiglie. Solo ritrovando lui ritroveremo la pace e il vero amore. Chiediamo questa grazia al Signore, che in questo momento sembra che si sia allontanato da noi, ma forse questa esperienza di vuoto, di impotenza, di insufficienza che stiamo sperimentando tutti, ci faccia riscoprire che una cosa sola è necessaria: la nostra comunione con Dio. E serva questo a far ritornare la presenza di Dio nelle nostre famiglie. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia,
grazie, Signore, è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi e la tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Regina dei confessori della fede, prega per noi.
Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, oh Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, la salvezza dell'anima e del corpo, e per l'intercessione di Maria Santissima, liberaci dalle sofferenze della vita presente e donaci le gioie della vita del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Questa sera è la prima lettura della messa di questa seconda domenica di Quaresima. È la vocazione di Abramo. Dal libro della Genesi. In quei giorni il Signore disse ad Abramo: vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno io maledirò, e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Quante volte abbiamo ascoltato questo episodio della Bibbia? E questa pagina è sempre nuova, sempre fresca, perché non è una pagina che riguarda la storia di un uomo solamente, quell'uomo che fu tanto caro a Gesù. Ricordate, Abramo ha visto il mio giorno e ne fu pieno di gioia. Vangelo di San Giovanni, capitolo 8. Che fu molto caro a San Paolo, che chiama Abramo nostro padre nella fede, e a lui dedica un intero capitolo nella lettera ai Romani, riflettendo proprio sulla sua fede. Dicevo che Abramo, questa pagina non è solamente la storia che riguarda il passato, quella di un uomo,
non ci sta raccontando la fede di Abramo. A partire da quel racconto, dalla storia, dal racconto della storia della fede di Abramo, questa pagina suscita degli interrogativi in ciascuno di noi che ci diciamo credenti. Perché vedete, Abramo siamo tutti un po', tutti noi. Abramo, possiamo definirlo il nostro stato interiore di persone di fede. Perché quel che succede ad Abramo, in fondo dovrebbe succedere, deve succedere a ciascuno di noi. Ogni volta che noi prendiamo consapevolezza della fede, vedete, forse uno dei limiti della nostra fede è che noi non siamo arrivati alla fede attraverso un travaglio interiore, il travaglio della ricerca di persone che vogliono dare senso alla vita. Siamo nati in un contesto di fede, in un paese che si dice credente, che ha tradizioni religiose. E il messaggio che ci è stato trasmesso forse non è stato quel messaggio che ci ha coinvolti nel profondo, ponendoci una domanda: ma a che serve la fede alla tua vita? Allora, quando noi prendiamo coscienza e consapevolezza di questa problematica, che cosa dà la fede alla mia vita? Che risposte dà a quelle domande di senso che io mi pongo? Se me le pongo, queste domande di senso per la vita. Allora, quando noi ci poniamo in questa situazione, allora Abramo appare veramente la nostra immagine. E allora, attraverso la sua chiamata alla fede, noi possiamo capire la chiamata alla nostra fede. Perché attraverso la coscienza che lui ha avuto di questa chiamata, anche noi prendiamo coscienza di questa chiamata. E come lui ha capito che quell'incontro con il Signore, che quella chiamata comportava un cambiamento radicale per la sua vita, così anche noi, guardando a Lui, dobbiamo imparare a cogliere la fede come una proposta di vita che sconvolge, che cambia la vita. Allora la domanda mi sono mai posto davanti alla fede nella stessa situazione in cui si è posto Abramo, in cui Abramo ha ricevuto questa chiamata. Chi era Abramo? E a quale popolo apparteneva Abramo? A quale realtà apparteneva Abramo? Era un nomade politeista. Abramo non conosceva il Dio della rivelazione. Dio interviene nella storia umana attraverso questa chiamata. Vedete, le prime pagine della Bibbia ci fanno vedere come la maledizione del paradiso terrestre dopo il peccato si attua
gradualmente nella storia dell'umanità. Vediamo come il peccato gradualmente entra nell'umanità, Caino e Abele. La confusione delle lingue, la pretesa, la torre di Babele come immagine della pretesa dell'uomo di potersi appropriare della potenza di Dio. E su questo poi il diluvio. E su questo scenario in cui chi legge la Bibbia vede come la maledizione del paradiso terrestre si è attuata, ecco la chiamata di Abramo che diventa la fonte di benedizione per l'umanità. Dio interviene, chiama questo uomo ed affida a questo uomo una missione. Tu sarai la fonte di benedizione per tutta l'umanità. In te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Con questa chiamata, Dio dà inizio ai suoi interventi nella storia dell'umanità, che lentamente poi ci porteranno a Gesù. E sono sempre interventi del Padre che viene incontro ai suoi figli. La storia della salvezza, anche nei suoi momenti difficili, è una storia di benedizione. Non lo dimentichiamo, miei cari fratelli. La fede ci deve portare a questa consapevolezza. L'incontro con Dio è fonte di benedizione. E chi accetta questo incontro e chi vuole rendere concreto nella propria vita questo incontro, su di lui scende la benedizione di Dio e diventa anche lui strumento di benedizione per i fratelli. Rileggetevi poi questo brano del libro della Genesi al capitolo 12 e vi accorgerete che per ben 5 volte in questo brevissimo testo che abbiamo letto viene usato il verbo benedire, che in ebraico vuol dire che lì dove c'è questa benedizione di Dio, lì fiorisce la vita. Lì fiorisce la fecondità. Appena Dio benedice, semina la vita. Che bello considerare la fede non come una catena che ci stringe. Che bello considerare la fede non come un fardello che viene messo sulle nostre spalle, ma come una forza di liberazione. Ma come una fonte di benedizione, ma come una fonte di vita. Gesù per il Vangelo ci ha detto: io sono venuto per darvi la vita e darvela in abbondanza. Carissimi fratelli, in questo momento difficile dobbiamo ricorrere a queste parole della Bibbia: io sono venuto per darvi la vita. E dobbiamo aprirci alla speranza, anche se il momento è difficile, anche se il momento ci fa paura, dobbiamo aprirci alla speranza. La benedizione che Dio comincia a dare all'uomo attraverso Abramo è una benedizione che non riguarda solo le cose esterne a lui, la fecondità della terra, il benessere materiale, ma una benedizione che trasforma l'uomo, una benedizione spirituale, trasforma l'uomo nella sua totalità. In Abramo tutto l'universo viene benedetto, in te saranno benedette tutte le genti.
Che cosa chiede Dio ad Abramo? Che cosa chiede Dio a noi quando ci propone l'atto di fede? Quando noi sentiamo riecheggiare nelle nostre orecchie l'invito di Gesù, se vuoi venire dietro di me, cosa ci chiede? Ad Abramo chiede una sola cosa: parti, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Cioè chiede ad Abramo un esodo da se stesso. Cioè Abramo, prima ancora di partire, deve entrare in se stesso e fare un ragionamento. A che mi giova questa partenza? O posso scommettere io la mia vita su questo invito? Vedete, miei cari fratelli, per troppo tempo noi forse abbiamo inteso la fede come una morale, cioè una serie di norme che noi dobbiamo osservare. Cosa ci chiede Gesù? Osservare i comandamenti, certamente, ma prima ancora di osservare i comandamenti, cosa ci chiede la fede? Di entrare dentro noi stessi e fare un calcolo. Riesco a fidarmi di Dio e a rinunciare a me stesso? Quando Gesù al giovane ricco ha chiesto: vendi quello che hai, cosa gli voleva dire? Solo di vendere materialmente? Fidati di me, fidati, non poggiare la tua fiducia nelle ricchezze che hai, liberatene. Se la fede, ricordatelo genitori, ricordatelo educatori, ricordatelo voi che siete animatori dei nostri gruppi di giovani e di ragazzi, ricordatelo voi catechisti, se l'annuncio di fede non porta il ragazzo, il giovane, a questa considerazione, la mia vita, cioè se non li portiamo a rientrare in se stessi e fare questo ragionamento, cosa giova la fede alla mia vita? Qual è la risposta che dà al senso che io vado cercando? Se non ci sarà questa domanda, non ci sarà mai fede e i comandamenti saranno solo un peso per la nostra vita, come, se ricordo bene, in un padre errato diceva Camus o Sartre, non ricordo bene: comandamenti di Dio mi avete tolto la gioia. Non è vero. Potremmo dire questo solo quando non avremo capito che il senso della vita lo troviamo proprio nella fede. Questa situazione di Abramo che decide dovrebbe essere la situazione di ogni uomo che si decide per la fede. Decido perché ho capito. Quando all'orizzonte della vita appare Dio che interpella, noi dobbiamo avere il coraggio di cedere. Ed Abramo rimane fedele a questa fede, anche quando questa fede viene messa a dura prova. Ti darò una lunga discendenza, è il figlio che non arriva mai, e la moglie lo prende in giro, tanto che dice: ma prenditi la discendenza, sennò tutti i tuoi beni andranno al tuo servo,
prende, ottiene la discendenza tramite la schiava Agar di Gesù, che gli, è Dio che gli dice: non è questo il figlio della promessa. E Abramo credette. E anche quando Dio gli chiede il sacrificio di Isacco, Abramo ha creduto. Ecco perché Paolo dice: Abramo credette e ciò gli fu accreditato a giustizia. Romani capitolo 4. Oppure ancora: egli ebbe fede sperando contro ogni speranza. E se volete completare questa lettura di Abramo, andate al capitolo 11 della lettera agli Ebrei e lì trovate altre pennellate bellissime sulla fede di Abramo. Miei cari fratelli, stiamo attraversando un momento difficile, stiamo soffrendo tutti, abbiamo tutti un po' di paura, ma non perdiamo la speranza. Ebbe fede sperando contro ogni speranza. È il momento giusto, perché ci scuotiamo dal torpore nel quale forse eravamo caduti, dimenticando che solo la fede dà risposte certe al senso della vita che noi cerchiamo. E ora vi lascio questa sera con questa parola di Paolo, che è bellissima. Ve la lascio da deposito nel vostro cuore, perché vi possiate addormentare con questo pensiero e domani, che è domenica, svegliarvi nella gioia che la domenica ci deve dare. Abramo ebbe fede sperando contro ogni speranza. Io ho fede sperando contro ogni speranza. Devo sperare contro ogni speranza. Che il Signore sia con voi, carissimi fratelli. Signore, in questo momento difficile che tutta l'umanità sta attraversando, minacciata da questo male, il coronavirus, che sta seminando paura, angoscia, sofferenza e morte, ti eleviamo la nostra preghiera che parte dal profondo del nostro cuore. Nel pregarti siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai, anche se sembra che il tuo sguardo sia rivolto altrove e non verso di noi. Noi sappiamo che ci ami come padre e non ci abbandoni. Stendi la tua mano su di noi tuoi figli. Ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo,
siamo tuoi figli, Signore, e tu un padre che non può non ascoltare le nostre preghiere. Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore, ma anche di grazia, per riscoprire la strada dei tuoi comandamenti, la strada dell'ascolto della tua parola, la strada dell'amore che deve unirci tra noi, nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella società. Te lo chiediamo, invocando l'intercessione della tua e nostra Madre Maria, che noi amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della Consolazione. Non ci manchi. O Signore, la consolazione della tua Madre, che sappiamo essere la tua consolazione, intercedano per noi anche i nostri santi protettori. Amo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
sono